Signore ci benedica, pace nel Signore, amen. Vogliamo chiamare il nostro caro fratello Luca. Oh Signore, ancora Signore, ti grazie, c'è ancora, quindi Signore, ancora ti affondo il tuo aspetto, Signore, ancora Signore, ti aiuto di benedire i fratelli qui presenti, Signore, ancora gli assenti, Signore, ancora i fratelli sparsi per il mondo, Signore, ancora Signore, ti ringrazio per tutto quello che fai per noi, Signore, ancora per la vita che ci doni, Signore, ancora Signore, ti chiedo di perdonarci per ogni peccato che noi commettiamo, Signore, metto davanti a te, Signore, tutte le nostre infermità, Signore, ancora, Signore, metto davanti a te tutti i nostri problemi, Signore, ancora, Signore, ti chiedo di continuarci a proteggere, Signore, ancora, Signore, ti chiedo di aiutarci a superare ogni prova, Signore, ancora, Signore, ti chiedo che tu possa mettere più fede in noi, Signore, ancora, Signore, ti chiedo di benedire questa domenica, Signore, ancora la predica del fratello Enzo, Signore. E ancora, Signore, mettiamo ogni cosa nelle tue mani. Nel tuo santo nome, Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Il numero 5. Oh.
fratello Leonardo. Il Signore ci benedica. La scorsa domenica il fratello Enzo ha parlato del fratello Ezechia, il re che restaurò, riformò e risvegliò la fede dei padri. Il passo è secondo re, capitolo 18. Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda, regnò 29 anni a Gerusalemme. Egli mise la sua fiducia nel Signore. Non vi fu nessuno come lui né prima né dopo fra tutti i re di Giuda. Distrusse tutti gli idoli che Israele prese dai popoli stranieri. Fece a pezzi il serpente di rame fatto da Mosè, perché Israele offriva incenso. Ezechia eseguiva i comandamenti di Dio, liberò Israele dagli Assiri e sconfisse i Filistei fino a Gaza. Conquistò la Samaria e portò l'adorazione di Dio a Gerusalemme, come facevano i padri Davide e Salomone. Amen. Fratello Josh. Ezechia porta la fede dei figli ai padri di Israele. Così, come messaggero della fine, ha restaurato le giuste dottrine di Dio. Amen. Acaz non era giusto agli occhi del Signore, perché aveva commesso tre errori. Il primo errore era l'idolatria. Il secondo errore era l'introduzione dell'idolatria. E il terzo errore fu la chiusura delle porte del Tempio. Questi sono gli stessi errori che commise la Chiesa Cattolica. Poi venne Ezechia, che fu il re che restaurò e riformò la fede dei padri in Israele. Mettendo la sua fiducia in Gesù, egli distrusse tutti gli idoli e riaprì le porte del Tempio. Concludiamo con una preghiera. Padre Celeste Signore, ancora grazie per questa opportunità che Tu ci dai la domenica, Signore, di riunirci qui sotto il Tuo cospetto, Signore, di sentire la parola, Signore. Ancora, Signore, benedici i cantici e le nostre preghiere, Signore. Ancora, Signore, perdoni il peccato che noi commettiamo, Signore. Ancora, Signore, aiutici nei prossimi giorni, Signore, con il cibo, con il lavoro, Signore, con qualsiasi altra cosa, Signore. Aiutaci ancora da tutti i pericoli che il diavolo mette, Signore. Ancora, Signore, benedici il fratello Enzo, Signore, che porta la parola, Signore. Ancora grazie per i profeti che Tu hai mandato, Signore, e grazie per aver rivelato tutti i Tuoi misteri, Signore. Grazie, Signore, ancora grazie perché c'è l'esistenza del rapimento, ancora, Signore, di questo grande fatto che succederà fra poco, Signore, in questi giorni, Signore. Grazie di tutto, Signore, grazie per la vita che ci doni, e ogni cosa la chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il Signore ci benedica, fratello Luca. Il numero 539. 539. Fratelli de bontà, fra poco prende il volo, e nel sorriso vi porto il rompendo. Signor Gesù, Gesù.
Amen, Signore ci benedica. Siamo il 7 di settembre, amen, del 2014, e devo dire che sono numeri perfettamente 7, 7, diciamo, e 7, amen. Alleluia. Sì, anche se è il 9, diciamo, come mese, no? Però effettivamente settembre è 7, era il settimo mese del calendario, amen, di Israele, gloria a Dio. E viviamo ora in un tempo veramente profetico e soprattutto rivelativo, fratelli. Siamo al tempo della fine, ogni verità deve essere rivelata sotto il settimo sigillo. Amen. Quindi questo mese noi cominceremo un mese veramente speciale, che non sarà a caso sicuramente, perché da quello che sta succedendo e da quello che noi vedremo ancora oggi, Dio ci sta avvertendo che siamo alla fine imminente, fratello, siamo alla fine imminente, amen. Non sappiamo quanto tempo ancora può passare, ma di quello che vedremo e di quello che come si stanno muovendo le cose, siamo alla fine. Quindi alziamoci nel nome del Signore, amen. Consacriamo ancora una volta le nostre anime e le nostre vite a Cristo Gesù, perché Egli è rivelatore delle sue verità, amen, amen. Alleluia. Che in Apocalisse è scritto che la testimonianza di Cristo Gesù è lo spirito di profezia, amen. Quando in una chiesa c'è la profezia e c'è la rivelazione, amen, allora siamo sicuri, fratelli, che Dio è con noi, amen, alleluia. Il suo sangue copre ogni peccato, ogni impedimento che ci fa arrivare a Lui. Grazie, Padre, ancora per questa mattina, per questi fratelli, Signore, riuniti qui nell'amore, Padre, dell'ascolto della Tua parola, di quello che il profeta ha rivelato, Padre, sii con noi ancora questa mattina, perdona ogni nostro peccato, ogni nostro fallo, ogni nostra mancanza, Signore Dio, faccia entrare in quello spirito di profezia, Padre, in questo spirito di veramente del profeta, Signore Dio, dove ancora oggi, questa mattina, Padre, spiegheremo, Signore Dio, ed entreremo, Padre, in cose profonde, Signore Dio, che ci porterà tutto il mese, Padre, all'ascolto di queste trombe, Signore Dio. Rivelaci Tu, Padre, stai Tu con noi, Padre, perché siamo alla fine, perché vediamo che l'Anticristo sta per prendere il potere sulla terra, Signore Dio. Sì, Signore, benedice questi fratelli, benedice le loro case, Signore, apri le loro orecchie spirituali, e a me apri la lingua, Padre, amen. Toccami nelle labbra, Signore Dio, come facete con Isaia, affinché, Padre, Tu possa esprimerti, Padre, attraverso questo canale, Signore Dio, affinché le parole che leggiamo diventino spirito e vita ancora una volta, ancora in questo tempo. Grazie, Padre, grazie anche per gli assenti, Signore Dio, amen. Proteggili Tu, Tu sai ogni cosa, Padre, per il loro impedimento, Signore Dio, ancora per tutti coloro che siamo qua, Padre, aiutaci Tu in questi giorni di tenebre che stanno per scendere sulla terra. Grazie. Ogni cosa la chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Che canto che apprende il fratello 4, 4, 4, 4, 4, 2. 4, 4, 2. Tutto il mondo è nel dolore, amen. Sembra che questi canti ci stanno cadendo a pennello, alleluia. Ci siamo? 4, 4, 2. Tutto il mondo è nel dolore, ma perché diciamo no? Non temete nella lotta, guiderà il campo. Se guidiamo in Santa Chiesa, sulla terra e poi nel cielo, e calore. Amen.
Signore. Ma ancora, Signore, la Tua parola, Signore, che si rivela a noi. E ancora che ci riempi, Signore, di Spirito Santo, Signore. Che riempi ancora queste lampade piene d'olio, Signore. Affinché, Signore, noi non ci possiamo fare trovare, Signore, impreparati, Signore, quando Tu verrai, Signore, a rapire la Tua sposa, Signore. Sì, Signore, perché veramente, Signore, sappiamo che siamo negli ultimi giorni, Padre. Oh, Signore, e Tu, Signore, Ti riveli soltanto ai Tuoi figlioli, Tu ti riveli soltanto alla Tua sposa, Padre, che hai scelto fra i gentili, Signore. Oh, Padre, questo perché, Signore, ancora, Signore, Tu hai aperto le porte a tutti, a tutto il mondo, Signore. Oh, Padre, Tu hai mandato il Tuo Spirito su ogni creatura, Signore, ma Ti sei rivelato soltanto alla Tua sposa, Signore. Tu che hai dato il Tuo Spirito per tutti, Signore, hai dato il Tuo sangue, Signore, per molti, ma hai dato quel battesimo nel Tuo nome per pochi, Signore. Oh, Signore, grande rivelazione che ci ha dato, Padre, ancora di battezzarci, Signore, nel Tuo nome, Signore, perché soltanto nel Tuo nome c'è la potenza, Padre, nel Tuo nome c'è, ancora c'è il perdono, Signore, nel Tuo nome c'è ancora la guarigione, Padre, ancora nel Tuo nome c'è quella speranza di resurrezione, Padre, come Tu, oh, Signore, hai dimostrato quando Ti sei fatto figlio, Signore, e quando hai resuscitato Lazzaro dai morti, e così ancora con il Tuo profeta, ancora, Signore, attraverso il Tuo nome, Signore, sono stati risuscitati morti e quelli malati, Signore. E quella stessa fede, quella fede che ci rapirà, Padre. Amen. Grazie. Grazie. Grazie, Padre, Signore, perché Tu non ci hai messo una veste religiosa, Padre. Alleluia. Oh, Signore, non ci hai detto di indossare nessuno vestito bianco, Signore. Amen. Oh, Signore, ma sarai Tu che profeterai quando saremo Tu nel cielo a vestirci di vesti candide, Signore, che hai fatto Tu stesso con le Tue mani, Signore. Non sono le nostre opere, Padre, che guarderai, Signore, ma lo Spirito di verità che ha messo nei nostri cuori, Signore. Alleluia. Grazie, Dio. Grazie. Benedicici tutti, Signore, le nostre famiglie, Signore, tutti presenti, Signore. Tutti coloro, Signore, che, Signore, veramente hanno avuto in questo messaggio, Signore, la piena rivelazione di vita, Signore, la piena rivelazione nello Spirito, Padre. Veramente, Signore, facci camminare nello Spirito, Signore. Non guardare la nostra carne, Signore. Non ci fare guardare la carne degli altri, Padre. Oh, Signore, veramente, Signore, facci camminare in Spirito, Signore, affinché, Signore, noi possiamo essere, Signore, ancora degni, Signore, di quella grande festa che ci sarà sul nel cielo, Signore, perché presto sulla terra, Signore, si abbatterà, Signore, ancora il nemico, Padre. Alleluia. Oh, Signore, veramente, Signore, abbi misericordia di tutti i nostri familiari, Signore. Oh, Padre, veramente, rivelati ancora agli ultimi Tuoi figlioli che dovranno entrare, Signore, che Tu presto chiuderai quest'arca di salvezza, Padre, e noi porremo lì, Signore, ancora i nostri cari, Signore. Amen. Ancora benedici fratello Enzo, Signore, che porta la parola, Padre, tutti coloro che ci sono assente, Padre, fa che i loro cuori, Signore, possano sentire quel bisogno di comunione fraterna, Signore, comunione nella parola, comunione nello Spirito, Padre. Oh, Signore, grazie, Signore. Per ogni cosa te la chiediamo nel tuo santo nome di Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Voglio fare un altro canto, quello leggiamo da domande e risposte sui sette sigilli. Prima che fratello Brano cominciò a rispondere alle domande della gente che gli ponevano là, e il nastro comincia con un messaggio in lingue dato da un fratello e poi ci fu una traduzione, no? Ed è molto profonda ed è molto bella, in cui dice: sì, così io dico a te, dice il Signore, guarda il tuo cuore in questo giorno, investi il tuo cuore, uomo, lascia che il mio messaggio scruda a fondo i tuoi pensieri, e in questo giorno io rivelerò a te cose che tu non hai mai nemmeno sognato prima. Alleluia. Dice, e allora, cose che tu non hai mai sognato prima, investi il tuo cuore e prova te stesso. E assicurati che tu hai l'olio nel tuo vaso, amen. Dice, poiché verrà il tempo in cui chiederai dell'olio, ma la tua richiesta sarà vana.
ma in questo giorno, in verità, io voglio distribuire e offrire dell'olio per il tuo vaso. Amen. L'olio è la parola, l'olio è lo spirito, l'olio è la rivelazione di questo messaggio. Amen. Perché anche se abbiamo questo messaggio, lo leggiamo, lo possiamo solo avere un intendimento solo a livello legalista, a livello di opere, ma non a livello delle profondità dello spirito che ci vuole rivelare. Noi ora entreremo veramente in queste cose profonde che il profeta spiegherà. Amen. Ok, vogliamo fare un altro canto, facciamo pregare il fratello e ci inoltriamo direttamente nella predica. Il fratello aveva scelto un altro cantico, 5-5-6. Quindi ancora questo è il tempo in cui Dio vuole distribuire l'olio, e l'olio è la sua parola e il suo spirito. Perché la scrittura dice: le mie parole sono spirito e verità. Amen. 5-5-6. Amen. È un caso, gloria a Dio, alleluia. Anche questo canto così addice a quello che abbiamo letto poco fa. Amen. Per tenere viva la nostra fiamma abbiamo bisogno dell'olio. Alleluia. Tieni viva la tua fiamma che risplende nella notte, il Signore sta arrivando e la fatica finirà. Tante altre cose, Signore, che l'altro non li potevano ricevere mai, Signore. Ma tu, Signore, e tuoi figlioli, sai quello che fare, Signore. Sai predestinati, Signore, se ancora ci sono, Signore, nel mondo, persone che vogliono venire, Signore, al tuo messaggio. Ti preghiamo, Signore, abita di loro, Signore, salvali, Signore, salva i perduti, guarisci gli ammalati, Signore. Guarisci ognuno, Signore, ognuno di loro, che salva quelli che sono morti nel peccato, Signore. Preghiamo Dio, abbia pietà di noi in questi momenti, Signore. Benedisce il mio datore di lavoro, Signore.
che ci dà il lavoro, ti ringraziamo Padre, benedice il Signore il fratello Enzo che porta la parola avanti, Signore, benedice il fratello, i fratelli di questa chiesa, ogni fratello, Signore, e perdona i nostri peccati, Signore di Gesù Cristo, perdona i miei peccati, Signore, che ho sbagliato in questa settimana, Signore, con i pensieri, con i fatti, con gli occhi, Signore, ma tu, Signore, sai ogni cosa. Veramente Dio, io sono un peccatore, ma di te, Signore, peco giorni di giorni, Signore, però, Signore, tu sai cosa fare con me. Ti prego, Dio, hai pietà di me, hai pietà di ogni creatura che è sulla terra, Signore. Grazie, grazie veramente, Signore, che tu veramente ci fai vedere che siamo alla fine. Ma tu hai pietà di noi, hai pietà di ognuno, Signore, che tu sai. Grazie, Dio, lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Il Signore ci benedica, amen, e cominciamo subito con quello che è la lezione di questa domenica, amen. Ora, una cosa che mi sono accorto, fratelli, ed è qualcosa che ci siamo accorti anche tanti, è che se ci fate caso, quello che noi stiamo predicando è come se quello che noi predichiamo cammina in linea con quello che è la storia che sta succedendo. Non è un caso, perché se Cristo è nella Chiesa, allora guiderà ogni cosa e ci mostrerà ogni cosa che sta avvenendo. Gli altri non vedono nulla. Io non so quando hanno visto questa notizia successa nello stesso momento in cui abbiamo sempre questo fatto della luna rossa che è apparsa in Israele. 50 anni fa il Papa andò a Gerusalemme e ci fu un oscuramento della luna, cui il fratello Bene disse, io un anno e mezzo prima l'avevo qua disegnata alla lavagna, quando Cristo stesso scese e disegnò nel muro le epoche della Chiesa, gloria a Dio. E oggi, che siamo di nuovo sotto questo segno della luna rossa, noi che cosa vediamo? Di nuovo il Papa, che vediamo Perez che è andato a trovare il Papa. Dove siamo? Che tempo è? Io credo che siamo molto vicini alla fine. Amen. Quindi, che cosa succede? Che cosa succede? Shimon Peres a Roma, incontro con Papa Francesco. E allora, è venuto Shimon Peres, che era un ex presidente fino al 2004, mi sembra, no, fino a quest'anno mi sembra che è stato, fino al 24 luglio di quest'anno, è stato il presidente di Israele, ed è venuto a trovare Papa Francesco con una novità, e dice questo: l'ONU ha fatto il suo tempo, le Nazioni Unite ci hanno fatto il suo tempo, quello che ci serve è un'organizzazione delle religioni unite, un'ONU delle religioni. Amen. Noi quando leggiamo Apocalisse 13, noi vediamo che la bestia riceverà potere e che nessuno sarà simile a lui. Quindi noi abbiamo sempre pensato che quest'uomo, l'ultimo Papa, non solo sarà Papa in Vaticano, ma avrà anche un grande potere e un grande esercizio nel mondo. Amen. Ora, preso atto che l'ONU ha fatto il suo tempo, dice preso atto che l'uomo ha fatto il suo tempo, e poi ci sono anche cose, leggiamolo tutto perché qua ci sono tante cose belle da capire. Allora, l'ex presidente israeliano Shimon Peres è stato ricevuto giovedì in Vaticano da Papa Francesco. L'8 giugno scorso Peres era stato con il presidente palestinese Abu Mazen e il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, uno dei protagonisti dello storico vertice di preghiera convocato da Papa Francesco nei giardini vaticani. Ora, un po' di storia, fratelli. Noi sappiamo che Apocalisse 13 dice che la bestia ricevette una ferita, ma che essa venne di nuovo poi ricombattata, no? Noi abbiamo visto che l'impero romano ricevette una ferita quando si divise in due, poi venne di nuovo ricostruito come sacro romano impero, poi ci fu di nuovo una divisione, quando si separò la chiesa di Costantinopoli e ci furono queste chiesa ortodossa e chiesa cristiana. Oggi noi cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto nel 1989 la caduta del muro di Berlino, quindi l'Europa si è ricostruita come? Politicamente. Ora invece con questo fatto che il patriarcato di Costantinopoli sta andando a cercare il Papa, noi vediamo un'unione come? Di religione, spirituale, sia quindi l'unione sia politica che spirituale, come dice il profeta, no? Quindi, e questo Papa avrà potere economico sulla politica, sulla religione, capite? E così via. Quindi, ora dice così: preso atto che l'ONU ha fatto il suo tempo, quello che ci serve oggi è un'organizzazione delle religioni unite, un'ONU delle religioni, dice. Dice Peres in un'intervista a Famiglia Cristiana, sarebbe molto migliore per contrastare questi terroristi che uccidono in nome della fede, dice. Perché la maggioranza delle persone non è come loro, pratica la propria religione senza uccidere nessuno, senza nemmeno pensarci. E pensa, proseguito,
che dovrebbe esserci anche una carta delle religioni unite, certamente come c'è la carta dell'ONU. La nuova carta servirebbe a stabilire a nome di tutte le fedi che sgozzare la gente o compiere eccidi di massa, come vediamo fare in queste settimane, non ha nulla a che vedere con la religione. E poi continua. Oggi ci confrontiamo con centinaia, forse migliaia di movimenti terroristici che pretendono di uccidere nel nome di Dio. È una guerra del tutto nuova. Ed è allora che dice? Stiamo passando in una nuova fase. Dice. E allora è una guerra del tutto nuova rispetto a quelle del passato, sia nelle tecniche sia soprattutto nelle motivazioni. Per opporci a questa deriva abbiamo l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dice. È un organismo politico, ma non ha gli eserciti che hanno le nazioni e neanche hanno la convinzione che producono le religioni. Quindi questo organismo non ha nulla a che fare. E lo si vede bene, dice, quando l'ONU manda in Medio Oriente i caschi blu, che vengono dalle isole Fiji, ora gli ultimi, dalle Filippine, e vengono sequestrati dai terroristi, dice. Che può fare il segretario generale di Stato dell'ONU? Una bella dichiarazione e basta. Ha fatto una dichiarazione, quelle sono nelle mani dei terroristi, là sono e là rimangono. Cosa ha fatto l'ONU riguardo alla guerra che hanno fatto lì a Gheddafi? Non ha fatto nulla. Ha detto no, politica, cosa, ma la Francia è andata a bombardare. Cosa ha fatto durante l'Iraq? Vediamo che quest'ONU dice non ha nessun effetto, dice. Ma guardate cosa dice. Allora, quindi, oggi ci comprendiamo con centinaia, è una guerra del tutto nuova, dice. Per opporci a questa deriva abbiamo l'Organizzazione delle Nazioni Unite, un organismo politico, eccetera, eccetera. Quindi, va bene. Che può fare il segretario generale dell'ONU? Una bella dichiarazione, che non ha né la forza, dice, né l'efficacia di una qualunque omelia del Papa, che nella sola piazza San Pietro raduna 500.000 di persone, dice. Chi c'è più potente del Papa, dice? Che una sola riunione, quando lui parla, 500.000 persone sono radunate, dice, in piazza. Pace, sorella. Sì, per la ragione che dicevo prima, e anche perché lui comunque già ci ha provato, invitando Abu Mazen, il patriarca di Costantinopoli, e me a pregare in Vaticano, in passato spiega ancora l'ex presidente israeliano, la maggior parte delle guerre erano motivate dalle idee di nazione, quindi di espansione. Oggi le guerre vengono scatenate soprattutto con la scusa delle religioni. Nello stesso tempo, però, se mi guardo intorno, vedo una cosa. Forse per la prima volta nella storia, il Santo Padre è l'unico leader che viene rispettato come tale non solo da tante persone, ma anche da diverse religioni. E da loro esponente, anzi, è forse l'unico leader davvero rispettato, ed è per questo che mi è venuta l'idea che ho proposto a Papa Francesco. Quindi questo presidente Perez sta chiedendo al Papa di essere il capo di una nuova nazione unita, di un nuovo ONU chiamato l'ONU delle religioni. Ora ascoltate, fratelli, ora Perez vuol dire breccia. C'è una predica del profeta che uno poi dovrebbe leggere. Ora che cos'è? Perez vuol dire anche divisione. Ora vi ricordate cosa è successo a tempo di Josafat e Acab? E lì aveva dato una sentenza su Acab. E aveva detto, tu morirai e i cani leccheranno il tuo sangue. Quando fu il momento in cui Josafat andò lì con Acab a distruggere, diciamo, i siriani sul monte di Megiddo, e ci riportiamo sempre alla fase finale, Micaia, un profeta che dichiarava sempre il male per Acab, disse, chi andrà per noi? Disse che avrebbe detto ciò che Dio gli avrebbe detto di fare. E allora che lui in questa visione cosa vide? Vide che c'erano tutti gli angeli attorno a lui, c'era Dio seduto sul trono, e Dio gli fece questa domanda: chi andrà per noi laggiù a sedurre i 400 profeti affinché si adempiano le parole di Elia, che diceva che egli sarebbe morto? Allora uscì uno spirito e disse: sarò io ad andarci, sarò io uno spirito di menzogna in quei 400 profeti, e dirò a loro di mandare Acab a fare il combattimento, e lì troverà la sua fine. Oggi cosa vediamo? Oggi noi sappiamo che, come dice la scrittura e come dice il profeta, questo papa porterà tutti al mattatoio. Tutti saranno portati là. Tre spiriti uscirono. Lo spirito della bestia, che è Roma. Lo spirito del dragone, che è Roma. Lo spirito della bestia, che è l'Europa Unita, diciamo che è questa nazione unita, e lo spirito del falso profeta, che è il papa. Tutti e tre usciranno per adunare tutti i popoli, dove?
lì e portarle nella grande battaglia di Armageddon. E allora, come fu in quel tempo che uno spirito dovette muoversi per poter adempiere questa profezia? Infatti Apocalisse 17 cosa dice? Che quei 10 re daranno il potere alla bestia per un'ora, affinché si adempiano le parole di Dio. Dio farà in modo che loro daranno, vedete? La storia è nelle mani del Signore, fratelli. E Dio va a adempiere ogni cosa. Ora, si è usato oggi di quest'uomo per andare a lanciare questa idea. Domenica cosa abbiamo detto noi? Che ciò che Israele adorava, da quella cosa veniva distrutta. Oggi questo presidente Perez sta andando a fare quest'unione che sta chiedendo lui, ma la scrittura dice, Apocalisse 13, che quando questo potere religioso, economico e politico prenderà potere, dice, andrà a fare che cosa? Guerra ai santi. Andrà a fare guerra in Israele. Perché come dice la scrittura, ciò che tu adori, da quello verrai distrutto. Vedete, noi ne abbiamo parlato domenica, oggi ne stiamo avendo un adempimento. Perez si è mosso di là, quando? Quando le lune sono diventate di sangue. Quando è che il primo papa della storia andò a Israele? Quando a Gerusalemme ci fu l'oscuramento della luna. Oggi ancora queste parole sono vive nella nostra mente. Ecco perché l'eletto, fratelli, non verrà mai smosso da nessuna cosa. William Branham cosa dice? Parlando dell'ultimo papa. Guardate. Dice questo. Al tempo della fine, il falso profeta diventa la bestia di cui si parla in Apocalisse 13. La bestia prenderà il controllo dell'economia mondiale durante quest'ultimo tempo di grande difficoltà. Qual è? Oggi in quale tempo viviamo? Un tempo di crisi, grande difficoltà. La sposa di Cristo se n'è andata in questo periodo, afferrato su al banchetto delle nozze dell'agnello. In questo periodo, quando sulla terra ci sarà questa grande problematica economica, politica, eccetera, la Chiesa verrà presa su. Amen. Quest'ultimo Papa sarà un genio. Vedete che dice il profeta? Quest'ultimo Papa sarà un genio, un superuomo. Ed è, allora, che salva temporaneamente il mondo dal disastro politico ed economico. Per un certo tempo la politica di questo Papa funzionerà così bene che i leader politici e religiosi di tutto il mondo, come stiamo vedendo, sottoverranno la loro autorità alla sua leadership. Cosa andate a dire qua? Abbiamo bisogno di un leader. Mettiamo il Papa a capo di questa grande organizzazione. Perché? Perché quando parla lui, tutti ascoltano. Nella visione di Daniele dice, no? Quando parla dei 10 re che Daniele vide, dice un piccolo corno si innalzò in mezzo a questi 10 ed era vestito diverso e profetizzò. Infatti il Papa com'è? Ah, è l'unico, quando tu vedi i capi di Stato tutti in giacca e cravatta, lui è l'unico che è vestito diverso, in bianco, alla tonaca e tutte queste cose, no? A me, vedete come la scrittura si adempie sotto i nostri occhi? Si perde cui si vuole perdere, fratello. Si perde nella genna cui si vuole perdere. Perché a queste parole tu non puoi tirarti indietro a dire non è così. Ecco perché Dio ha mandato un profeta. Il profeta viene ad avvertirti di cose che in quel tempo loro non capiscono. Quando il profeta ha parlato su queste trombe, non era il tempo per quella chiesa di capire queste cose. Il tempo è oggi, fratello. Perché oggi vediamo le cose come si realizzano. A quel tempo, dopo che fratello Branham spiegò i suggelli e fece le domande e risposte, sapete su cosa si basavano quasi 10-15 domande? Fratello Branham, tu hai detto che aveva sbagliato il profeta, invece di dire che 7000 uomini si salvarono al tempo di Elia, disse 700. E allora ci fu una domanda, fratello, ma erano 7000 o erano 700? Questo ci fa comprendere che cosa. Il tipo di spiritualità che c'era in quel tempo, fratello. Ma è normale che fratello Branham si è errato in quel momento. Detto una parola sbagliata, dice no, sono 7000, ma 10-15 domande, cioè di tutte le aperture dei sigilli, voi avete capito solo, avete preso quell'errore, capite? Il resto, capito? Allora io vi dico che oggi quello che il profeta ha detto è per questa generazione, dove noi vediamo oggi che quello che ha detto il profeta si sta realizzando sotto i nostri occhi, amen. Quindi, allora, secondo Tessalonicesi 2:3-12 dice che Dio permetterà a queste persone di credere alla bugia della bestia e la loro delusione li maledirà. Apocalisse 13:8 dice che tutti adoreranno la bestia ad eccezione di quei nomi che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Amen. I quali sono stati immolati, dice, i quali sono stati scritti prima della fondazione del mondo. Capite? I nostri nomi sono là prima della fondazione del mondo. E nessuno, dice il profeta, che quei nomi non possono essere rimossi da quel libro. Amen. Capite? Quindi,
Ora dice: e la vera natura della bestia si mostrerà, nessuno sarà in grado di acquistare o vendere a meno che lui o lei non abbia il marchio della bestia. La bestia perseguiterà o persino ucciderà coloro che vi oppongono. Cos'è questa nuova carta della religione? Ah, loro faranno, io che ho detto domenica, il più grande, ora il più grande pericolo per la Chiesa non sono più i tre grandi ismi, non è neanche la Chiesa cattolica, non è neanche il protestantesimo, ma è il grande ismo che sta avvenendo, che è l'ecumenismo. Amen. E loro stanno creando questa grande organizzazione, il concilio ecumenico delle Chiese, il quale faranno questa carta e, come disse il profeta, avrai un marchio sulla mente e nella mano. Che cos'è? No, alcuni microchip e cose varie. Non è un microchip, fratello. È obbedire e operare a questa carta delle nazioni che loro vogliono fare. Amen. Così è. Eh? Ah, innanzitutto la Trinità, che tutte le chiese devono obbedire. Infatti l'ha detto anche il concilio ecumenico delle chiese, chi vuole partecipare, la prima cosa che devono accettare è la dottrina della Trinità, quindi il battesimo, quindi già è quello, il marchio è quello, l'ha detto nel 1997, noi abbiamo l'articolo in cui parlava: adesso che abbiamo fatto questa grande riunione, dobbiamo accettare le basi della Trinità e giustamente anche del battesimo. Quindi chi è là dentro già è marchiato. Amen. Ma Dio ha mandato un profeta che in Apocalisse 18 dice: uscite fuori, o popolo mio, da Babilonia. E noi ci entriamo, usciamo fuori, o popolo mio, affinché non siate partecipi dei loro peccati. Amen. Non che andiamo a zufolare in chiesa, uscite, siamo stati chiamati a uscire, non a entrare, a uscire, gloria a Dio. Poi ci saranno altre cose, poi sicuramente chi non accetta questo dice: non potrà né vendere né comprare, quindi ci sarà un momento di difficoltà, fratelli, io non lo so, sarà come quando c'era Mussolini, che per andare in pane doveva avere la tessera del partito e tutte queste cose, fratelli, capite? Sarà in questo modo, quello che succederà ora, durante la tribolazione, noi non lo sappiamo, e non lo dobbiamo neanche vedere, amen, e non lo vediamo, perché Dio ci ha dato lo spirito dell'aquila. L'altra volta vedevo un documentario, l'aquila, appena sente il pericolo, vola, si va a rifugiare nelle fessure della roccia. Amen. Quindi quando noi vediamo il pericolo, la nostra natura è di spiccare il volo, amen. E ce ne andremo da questa terra. Amen. Allora, William Brown ha detto una cosa, fratello, l'ho letto l'altra volta. Dice: il più grande pericolo che ho trovato nella Chiesa è la paura. Ma la paura di che cosa, dice? La paura che non abbiamo neanche quella certezza che siamo stati predestinati, fratello. Ora, la paura che cosa vuol dire? È mancanza di cose? Di coraggio? No. La paura è mancanza, sapete di che cosa, fratelli? Di auto, non di fede, ma di autostima. Perché quando l'angelo di Dio incontrò Gedeone, gli disse: salve uomo valente. E lui gli disse: come uomo valente? Ma io sono l'ultimo dei miei fratelli. Vedete, dice: io sono l'ultimo. No, dice: tu sei un uomo valente. William May dice: lo stare a contatto con quell'angelo mutò la natura di Gedeone, diventò un campione, uccise un sacco di gente e liberò Israele. Oggi il camminare con il profeta, con l'angelo che Dio ha mandato, fratelli, deve toglierci questo spirito di paura. Noi siamo stati preordinati, predestinati, l'angelo venne e cosa disse? Tu sei un uomo valente. Quando l'angelo di Dio è venuto in quest'epoca, cosa disse? Tu sei possessore di tutte le cose. Amen. Ogni cosa è tua, ogni cosa è nostra. Noi abbiamo potestà sulla malattia, su ogni problema. Questo è venuto a dire William Brown. Non a condannare, ma mettici nella giusta posizione come fu Gedeone. Amen. Usciamo fuori da questo da questa mentalità. Noi non conosciamo il messaggio per finire nella Genna o passare alla tribolazione. Noi stiamo conoscendo queste cose perché Dio ci vuole tirare fuori e portare nel suo regno. Fratelli, questa è la realtà, perché noi oggi siamo qua, ancora in questa domenica, non a essere animali di cortile, fratelli. Gli animali di cortile cosa fanno? Beccano a terra, qua. Ma quando due persone sono lì che parlano e usano la forbice, no? Come si dice? Stanno facendo che cosa? Cortile. Vedete? Quando i fratelli si riuniscono e cominciamo a parlare dei difetti degli altri, dei problemi degli altri, come stiamo facendo? Dimostriamo che la nostra natura non è di aquila, ma dimostriamo che siamo ancora animali di cortile, siamo dei recchini, delle oche, fratelli. Ma quando lo Spirito Santo è in una chiesa, egli prenderà del suo e l'annunzia, amen. E noi siamo qua sotto la direttiva dello Spirito Santo, amen. E io lo credo che Dio è in questa chiesa, amen, perché ci guida in queste cose, fratelli.
ci mostra cose profonde a cui noi, come dice qua, io spargo il mio olio affinché tu veda cose che, no, che altri non possono vedere. Questa notizia passerà per tante chiese, passerà inosservata, ma l'aquila di Dio quando la prende la sa collocare, amen, al giusto posto, amen. E ora vi spiego un'altra bella cosa profonda, fratelli, al giusto posto, gloria a Dio. Quindi siamo qui nell'attesa, amen, che questo bestia si manifesta e che noi andiamo nell'aria. Quindi Dio ci ha dato uno spirito, non di paura, dice Paolo, ma uno spirito di forza. Amen. Amen. Alleluia. Signore, ci benedica. Allora, quindi, passiamo a quello che è la predica. Allora, questa predica la faremo a Dio piacendo in 4 settimane. Parleremo su queste trombe, amen, perché ci sono cose veramente profonde e fantastiche. Noi daremo una base attraverso questo messaggio chiamato la festa delle trombe, e poi, dopo che noi parleremo di questo, se Dio vicendo ci sarà tempo, voglio parlare su come Dio, nel tempo della fine, ha simboleggiato già queste cose in 3 passi. Ce ne saranno 10.000 dei passi nella scrittura, ma io parlo della vita di Giuseppe, parlo nella vita di Ruth e di Naomi, e parlo nella vita della conquista di Gerico. Perché ancora oggi molti si chiedono, ma queste tombe hanno suonato o devono suonare? Allora il profeta dico, ma il profeta veramente, il profeta non predicò sulle trombe? Perché Dio gli disse che non era tempo di predicare per le trombe, che a noi non ci interessa, no? Lo dice anche qua il profeta. Ma quando egli scende sotto l'unzione di Dio, egli parla, apre la sua bocca e ci rivela le trombe. Amen. E allora che succede? Gloria a Dio. Sì, non era da sapere oggi, ma oggi ancora più che mai abbiamo bisogno di sapere queste cose. E ciò che il profeta dice, noi lo vedremo nella vita di questi 3 uomini, Giuseppe, Naomi e Ruth, e ancora, come vi ho detto, nella conquista di Gerico. E vedremo se queste trombe stanno effettivamente suonando. E a cosa servono queste trombe? Allora, il profeta prende questi passi, fratelli. La prima la leggiamo in Levitico 23. Levitico 23 parla delle famose feste che Dio dà, le 7 feste, no? Dell'Eterno. La Pasqua, l'Azima, ora ne parliamo. Poi, arrivato a un certo punto, lui dice, l'Eterno parlò ancora a Mosè, dopo la festa di Pentecoste, l'Eterno dice, parla ancora a Mosè, dicendo, parla ai figlioli di Israele, e di loro, il 7° mese, il 1° giorno del mese, avrete un riposo solenne, una commemorazione fatta a suon di tromba, una santa convocazione. Quindi dice, il 1° giorno del 7° mese, voi avrete una grande radunanza fatta a suono di tromba. Amen. Ora poi il profeta prende un altro verso in Isaia e dice questo. Isaia 18, dal versetto 1. O paese dalle ali straripanti, dice, oltre i fiumi d'Etiopia, che invia i messi per il mare in navicelle di papiro, boganti e per l'acqua, dice, andate, o veloci messaggeri, verso la nazione di alta statura e della pelle lucida, dice, verso il popolo temuto tra le mie regioni lontane, nazione potente che calpestano tutto, il cui paese è solcato dai fiumi. Voi tutti abitanti del mondo, dice, voi tutti che abitate sulla terra. Quindi questo messaggio non era per quel tempo, ma per tutti gli abitanti del mondo, perché oggi tutti posseggono una Bibbia e tutti possono leggerla. Quindi, voi tutti abitanti del mondo, voi tutti che abitate sulla terra, quando il vessillo sarà issato sui monti, guardate, quando la tromba suonerà, ascoltate. Amen. Capite? Ora dice, e in quel giorno, un altro passo, Isaia 27, 12 e 13, il profeta dice questo. In quel giorno l'Eterno scuoterà i suoi frutti dal corso del fiume del torrente di Egitto, e voi sarete raccolti ad uno, o figlioli di Israele, dice. E in quel giorno suonerà una grande tromba, dice. E quelle che erano perdute nel paese di Assiria e quelle che erano disperse nel paese di Egitto verranno e si prosteranno dinanzi all'Eterno sul Monte Santo a Gerusalemme. Amen. Signore, ci benedica. Ora noi abbiamo letto 3 versi, no? Ora, ogni verso, fratelli, può essere considerato come una tessera di un puzzle. Perché vi spiego questo? Allora, il puzzle cos'è? Quando tu vai a comprare un puzzle,
cos'è? È un insieme di tante tessere, no? Ora, ma la soluzione del puzzle dov'è? Noi ce l'abbiamo sempre dove? Già nel cartone. Quindi non è come i mattoncini Lego, fratelli, che tu hai i mattoncini, ti viene la fantasia, dici, guarda quei mattoncini, costruisco una macchina, faccio quello. No, con il puzzle è diverso. Tu devi andare a costruire sempre sul piano originale, dove già tu ogni cosa c'è già fatta nel cartone. Allora che fai? Noi cominciamo, quando facciamo un puzzle, la prima cosa che facciamo qual è? Scartiamo che cosa? Tutti i pezzi della cornice. Bello, no? È facile. Il battesimo nel nome di Gesù Cristo, a deità, è facile. Ta, 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 abbiamo questo messaggio, ok, le tessere già le possiamo sistemare. Man mano cosa facciamo? Andiamo a costruire verso l'interno. Se facciamo caso che il profeta sarebbe un rebus, no? Un puzzle, allora prendiamo tutte queste tessere e cominciamo a fare la cornice, poi prendiamo quelle della cravatta che spicca di più, è più facile. Ma quando arriviamo verso l'interno, per esempio qua, diventa la cosa complicata, perché tu devi scegliere a uno, vedere qual è quello, e così è la parola di Dio, amen. Ora, però, dove andiamo a guardare per sistemare ogni tessera? Andiamo a guardare sempre nel cartone, dove già abbiamo il quadro originale. Ora, questo quadro originale, fratelli, noi dove ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo scritto già, avevo preso la Bibbia, ecco, qua. Quadro originale già è nella prima pagina, la Sacra Bibbia, che vuol dire il libro dei libri, che vuol dire dove c'è scritta la volontà del Signore. Tu basta che sfogli già la prima pagina, Genesi, tu già hai il quadro originale e non ci possiamo perdere. Qual è questo quadro originale? Il quadro originale è questo, che Dio costruì un mondo per farci abitare i suoi figlioli. Questo è il quadro originale, amen. Gli diede una moglie, alleluia, fu Eva. Questo sempre fa parte del quadro originale. Ma qualcosa andò storto e ci fu una caduta. Amen. Allora Cristo stesso scese quel giorno, amen, e andò a cercare là, che cosa? La sua creazione perduta. Questo è il quadro originale. Questo è sempre quello che Dio ha fatto. Non è questione di chiesa, non è questione di rito, non è quando noi ci possiamo muovere e fare e dire. Dio conosce i suoi, dice Paolo. Amen. E gli eletti sono eletti. Lui scese e andò a cercare la sua creazione perduta. Cosa disse ad Adamo? Ad Adamo disse, a motivo di questo, tu farai con il tuo sudore, amen, e lavorerai, la terra ti darà spine e tribole. Ora, che cosa succede, fratello? Aveva sbagliato Eva, ma la punizione, oltre a cadere sulla terra che fu maledetta, cadde sull'uomo. Amen. Fu l'uomo che dovette lavorare. Fratello, non è la Chiesa che lavora. Amen. Non è la sposa che lavora, è Cristo oggi che lavora. E quando egli venne sulla croce, cosa gli misero? Una corona di spine e tribole, come fu al tempo di Adamo. A motivo tuo la terra ti darà spine e tribole. Cristo sta lavorando per la sua chiesa. Cristo ci sta raccogliendo. Cristo ci sta nutrendo. Capite? Questo è il piano originale. Non usciamo da questo. Allora che cosa succede, fratelli? Sapendo il quadro originale, noi possiamo mettere ogni tassello al giusto posto. Amen. Parlavamo con una sorella che abbiamo incontrato con la scusa della malattia di Carmelo lì a Ferrarotte. La mamma è stata rimessa perché gli hanno tirato nuovo il midollo, leucemia fulminante, fratelli. Nella stessa stanza, due persone con lo stesso problema. Una ha confidato in Dio, l'altra invece ancora non è stata sicura, anzi beffeggiava un pochettino la sorella perché pregava e cose varie. Una gli hanno tirato il midollo e l'hanno trovato libero, pulito, da nessuna leucemia. L'altro ancora sta soffrendo là nel letto. Perché? Dov'è la differenza? Stessa terapia, stessa cosa. Quindi vedete, sì, è buona, la medicina aiuta, ma la fede ancora è quella che più ci sostiene. Amen. Ora, che cosa succede? La ragazza, parlando con Carmelo, sta vedendo tante cose oggi che nella sua chiesa non va. E allora ha detto, oggi ho capito, io mi la toglievo la vita per portare gente in chiesa. Ma andavo a destra e a sinistra per accogliere gente. Oggi ho capito che Dio è colui che cerca i suoi. Dio cerca i predestinati, amen. Perché è nel piano originale. Adamo, dove sei? Non fu Adamo a correre da Dio e dire, oh sai, ho sbagliato. No, ma fu Dio che dovette scendere, amen. E allora già noi abbiamo nel piano originale che un giorno Dio sarebbe sceso sulla terra in forma di uomo. Amen. Quindi, seguiamo il piano originale e troveremo ogni cosa. Ok, ma cosa successe? Il piano di Satana qual è? È stato sempre quello di confondere ogni cosa e distruggere le cose di Dio. Satana nella prima battaglia cominciò in cielo.
E allora era lì che lui voleva essere adorato come Dio. E allora degli angeli gli andarono dietro e furono scagliati sulla terra. Amen. Allora che cosa vide? Vide che Dio aveva un suo figliolo. Allora anche lui vuole il suo figliolo. E allora si creò attraverso il serpente Eva, Caino, un suo figliolo. Amen. Una sua progenie. Allora lì cosa fece? Dio li cacciò fuori. Poi sappiamo quello che successe. Caino uccise suo fratello. E andiamo ancora avanti. Poi ci fu un diluvio. E allora cosa successe? Che Dio rifece ogni cosa di nuovo. Si scelse un popolo per diventare il loro re. Amen. E cosa fece? Satana, anche lui, si scelse un popolo per e diventò re, Nimrod. Capite? Che fu il primo re che mangiò le monarchie sulla terra. Cosa hanno fatto queste monarchie sulla terra? Fratelli, mentre che Dio era re di Israele, amen, aveva un popolo in Israele come nazione, lui cosa fece? Costruì degli imperi. Ci fu l'impero babilonese, ci fu l'impero persiano, ci fu l'impero romano, l'impero greco. Cosa hanno fatto loro? Quello che hanno fatto nell'Eden. Hanno dato la caccia ai figlioli di Dio. Ha fatto guerra ai figlioli, a chi? Al popolo di Israele. Ok, andiamo a un'altra dispensazione. Dio allora si prende un popolo in mezzo ai gentili e costruisce una chiesa. Chiesa no come mura, una croce e così via, no? Come popolo, scelto tutta la nazione. Cosa ha fatto l'Anticristo? Che cosa voleva essere in questa dispensazione Gesù Cristo? Il nostro sommo sacerdote. Allora cosa ha fatto Satana? Ha fatto la stessa cosa. Si è creato una falsa chiesa e lì è diventato lui il sommo sacerdote della religione pagana, il cattolicesimo. Vedete, lui copia. Ma i figlioli di Dio, sapendo questo piano originale, possono sbagliare? Non si possono sbagliare, fratelli. Questa è una grande rivelazione. Questa l'ho ricevuta ieri sera, Dio proprio per tutto, mi spiegava proprio come le cose camminano. Oggi siamo all'ultimo atto, scusate, oggi siamo all'ultimo atto. Oggi la Chiesa Cattolica e Protestante non seducono più. Oggi Dio sta raccogliendo il suo popolo, amen, per portarlo nel cielo, attraverso questo messaggio, e Satana sta raccogliendo tutte le zizzanie, amen, che ci sono, come dice la Scrittura, per essere bruciate, ma lui per costruire una super chiesa. Questa chiesa ecumenica, che cosa farà? Farà due cose. Darà la caccia alla sposa e darà la caccia di nuovo a Israele. Vedete? Perché Israele riceverà la visita dei due profeti. Amen. Ora capite? Ora, questo è il piano originale. Vedete? Siamo nell'ultimo atto. Siamo qua. Allora, veramente, fratelli, togliamo ogni spirito di paura che non siamo eletti. Siamo eletti, alleluia! Amen. Perché se noi saremmo inglobati in quel sistema ecumenico. Il profeta lo dice. Tutto ciò che non è eletto finirà in quel grande massacro che ci sarà ad Armageddon. Amen. E allora, detto questo, arriviamo fino a qua. Quindi che cosa è stato il piano di Dio? Costruire prima un habitat e poi lì collocare i suoi figlioli. Costruire un Eden e fallì. Costruì una terra promessa e fallì. Costruì una chiesa e ogni volta che falliva, la chiesa dove fu costruita? Nel nome del Signore Gesù Cristo. Perché dove due saranno radunati nel mio nome, là ci saranno i miei figlioli. Attraverso Cristo lui ha costruito questa chiesa. Ogni volta che la chiesa si organizzava, lui usciva un nuovo messaggio. Noi siamo sotto la dispensazione dell'ultimo messaggio. Dopo di questo c'è il rapimento, dopo di questo ci saranno i due profeti. Allora, ora che succede? Non si devono manifestare i due profeti in Israele? Allora per manifestarsi i due profeti in Israele ci doveva essere prima una cosa importante, creare di nuovo l'habitat dove Israele è andato a vivere. Amen. E le secondariamente un popolo è andato là, amen. E noi leggiamo in questa festa delle trombe che la tromba era per uno raduno. E dopo c'era la festa dell'espiazione, dove il popolo si doveva affliggere per le proprie anime, e dopo c'era un'altra festa, quella dei tabernacoli, dove il popolo doveva costruire queste tende, il ricordo di quando stavano là in Israele, no? Durante il passaggio in Egitto, ma nello stesso tempo, come dice Isaia, costruiranno delle tende e nessuno più le abiterà. Amen. Perché nel millennio sarà un tempo di pace. Alleluia. Quindi piano originale nella scatola, amen, e noi su quello vogliamo costruire. Ora, che cos'è la festa delle trombe, fratelli? È il raduno del popolo di Israele. Ora Gesù, ora Dio è venuto in tre nomi, dice il profeta. È venuto nella forma del figliolo dell'uomo, nella forma del figliolo di Dio
e nella forma del figliolo di Davide. Allora, il figliolo dell'uomo, quando lui venne sulla terra, quale profeta? Noi leggiamo nei Vangeli che lui non ha detto mai il figliolo di Dio e il figliolo di Davide, ma lui ha detto sempre quando il figliolo dell'uomo verrà innalzato, quando il figliolo dell'uomo farà questo. Alcuni vennero e dissero: Signore, tu sei il re di Israele. Vero è, ma lo sarà quando? Nel millennio. Signore, tu sei il figliolo di Davide. Vero è, nel millennio. Signore, tu sei il figlio di Dio. Vero è, ma non ora. Lui era il figliolo dell'uomo. Tutti lo mancarono. Mancarono con quale funzione egli era venuto. Quale profeta? Quale adempitore di ogni cosa? Molti, vedete, lo vedevano. Sì, Signore, tu sei il re dei re. Sì, vero è, ma non era il tempo di essere re dei re. In quel tempo lui doveva essere il figliolo dell'uomo. Doveva essere il profeta. Quando l'hanno riconosciuto? In pochi. Anzi, forse nessuno, neanche gli apostoli. Ancora fino alla fine avevano i loro dubbi. Amen. Allora, egli venne quale figliolo dell'uomo? Gloria a Dio. A poi egli venne quale figliolo di Dio? Dove? Nell'epoca della Chiesa. Tresso lo Spirito Santo. Infatti nell'epoca di Desirio egli si presenta quale questo e queste cose lo dice il figliolo di Dio. Perché Paolo dice che tutti coloro che ubbideranno Dio manderà nel loro cuore lo Spirito di suo figlio. Amen. Questo lo spiega il profeta. Eh? E poi dopo verrà quale figliolo di Davide. Ma fra queste due venute c'è una venuta nascosta. Che come dice Luca, quando siamo al tempo della fine, dice sarà come i tempi di Sodoma e Gomorra e sarà come i tempi di Lotto, quando il figliolo dell'uomo verrà rivelato. Quindi fra la venuta del figliolo di Dio e la venuta del figliolo dell'uomo, di Davide, nel millennio c'è questa venuta segreta che la Chiesa ha mancato. Cos'è? Di nuovo un profeta sulla scena. Malachia 4. Questo è il grande segreto che la Chiesa denominazionale ha perso: riconoscere il profeta nel profeta, la presenza di Dio, la presenza di Cristo, quale figliolo dell'uomo, di nuovo sulla terra a parlare e a predicare, amen, e a svelare i misteri nascosti. Ecco perché lui conosceva i segreti del cuore, perché era lo stesso ministero che aveva avuto Cristo quando era sulla terra. Amen. Alleluia. Quindi ora fratelli, ritornando a questo verso di qua, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figlioli di Israele, dice, e di loro: il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete un riposo solenne, una commemorazione fatta a suon di tromba, una santa convocazione. Ora, le feste dell'Eterno come si svolgevano, fratelli? La prima era la Pasqua, ed era, Paolo dice, la nostra Pasqua è Cristo Gesù. Nelle feste dell'Eterno, ecco un altro piano sempre originale, c'è tutta la storia della nostra redenzione. La prima abbiamo la Pasqua, che cos'era? Era quando succedeva l'agnello che, come dice Paolo, è Cristo il nostro, la nostra Pasqua. Poi si mangiava il pane di azimo per 7 giorni. Cosa facevano? Nella tradizione loro facevano 3 pani, no? E quello centrale loro lo nascondevano e poi dopo 3 giorni lo uscivano fuori. E quello centrale veniva tirato a sorte, in quello centrale veniva tutto tagliato e anche forato. Che cos'era? Loro non sapevano perché facevano queste cose, non era per il loro tempo. Loro facevano queste cose, ma non sapevano che aveva a che fare con che cosa? Con la venuta di Cristo e con quando Cristo era messo alla croce, su 2 ladroni. E com'era? Era forato ed era stato martoriato. Doveva essere senza lievito. Infatti Cristo, dice Paolo ancora ai Corinti, è il nostro azimo, il nostro pane di azimo, senza lievito. Dopo questa festa, dopo 3 giorni, prendevano della mannella, che era il primo gran turco, veniva portato al sacerdote, e veniva così presentato davanti a Cristo, no? Infatti dopo 3 giorni che Gesù venne ucciso con l'agnello, che, che egli è il nostro pane, amen, il terzo giorno egli risuscitò. Infatti il terzo giorno, nella festa delle primizie, noi vediamo Cristo risuscitato, che è la primizia di tutti i fratelli, dice Paolo. Vedete, ora da qui finiva la festa, la gente andava a casa e ritornava dopo 50 giorni. Perché c'era la festa di Pentecoste. Con quel grano, rifacevano il grano, rifacevano di nuovo delle focacce, ma questa volta veniva intriso con il lievito. E noi sappiamo che il lievito ha a che fare con il peccato. Erano 2 pani che simboleggiano i giudei e i gentili, venivano portate davanti al sacerdote, intrise di lievito perché noi siamo fatti di peccato, amen, e venivano bruciate sulla fiamma.
venivano bruciate completamente a fiamma. E noi cosa vediamo? Che dopo 50 giorni che Cristo fu sulla terra, cosa fece? Essi erano sull'alto solaio, 40 giorni stese Gesù, grazie, 40 giorni stese Gesù, a, dopo risuscitato, a insegnare, poi se ne andò e ritornò dopo 10 giorni. E dove ritornò? Sull'alto solaio, e lì egli poi bruciò con le lingue di fuoco, amen, e preparò quei 120. Alleluia. Ora, dopo questa festa, c'era di nuovo una pausa. La gente andava a casa, c'era questa pausa di 4 mesi, che è il simbolo delle 7 epoche della Chiesa e le 4 fasi, leone, uomo, aquila e bue, anche se l'ho detto in modo diverso. E dopo c'era di nuovo un venire, amen. Era un raduno che era fatto a suon di tromba, amen. A suon di tromba la gente si radunava. Dopo che la gente si radunava, si aspettava per l'altra festa che era l'espiazione, dove loro avrebbero afflitto le loro anime. Quindi, fateci caso, fratelli, la festa di Pentecoste, no? Che noi ancora pensiamo che oggi ancora c'è, effettivamente è finita nel 1906. Cominciò dal tempo di Cristo, arrivò fino al 1906, dove ci fu il secondo movimento pentecostale chiamato, durò 3 anni, e là finì. Nel 1909, con la nascita del profeta, finì. Dopo alcuni anni successe un qualcosa di particolare, scoppiò la prima guerra mondiale. In questa prima guerra mondiale che cosa successe? Che il generale Albany girava sopra Gerusalemme, lo dice il profeta questo, e disse al presidente: io non ho il coraggio di buttare una bomba, che c'erano i turchi là, che buttare una bomba, dice, sulla città santa di Gerusalemme. Allora il presidente dell'Inghilterra gli disse: e presidente, cosa sarebbe? Presidente, quello che c'è in Inghilterra, cosa hanno loro? Ah, il ministro, il re, c'è anche il re. Gli disse: allora preghiamo. E i turchi si ritirarono, lasciarono tutto nelle mani dell'Inghilterra. La quale l'ha data a chi? La quale l'ha data poi a Israele per costruire di nuovo una nazione. Quindi noi abbiamo visto che cosa fa Dio prima di introdurre il suo popolo là, prepara l'abita. La prima guerra mondiale ha fatto questo. E allora, dopo che la prima guerra mondiale ha fatto questo, ne subì un'altra. Ci fu la seconda guerra mondiale. Cosa successe in questa seconda guerra mondiale? Gli ebrei furono buttati fuori dall'Europa per andare dove? In questo abito. Il piano è sempre quello, fratelli. Noi non ci potevamo perdere. Non ci possiamo perdere. Quindi, oggi, se la festa di Pentecoste era la festa dei gentili, amen, e della rivelazione del figliolo di Dio quale Spirito Santo, amen, arrivati già nella nostra epoca, con la venuta del profeta, siamo in una nuova dispensazione. Le trombe stanno suonando per adunare Israele. E lo dice qua il profeta. Lo spiega qua il profeta. Prima dice che le trombe, dice, a noi non ci interessano, perché non è per noi, ma per il popolo di Israele, suoneranno sotto il sesto sigillo. E man mano ti svela che la tromba ha suonato nella prima guerra mondiale e poi ha suonato nella seconda guerra mondiale per preparare che cosa? La venuta dei due profeti. Amen. Siamo, fratelli, allora non siamo più sotto la dispensazione del figliolo dell'uomo in principio e neanche del figliolo di Dio, con i pentecostali, ma ora siamo nella dispensazione del figliolo dell'uomo, della venuta di Dio nella forma di un profeta. Amen. E allora che diceva il profeta? Il corpo di Cristo è come la statua di Nebuchadnezzar, che cominciava dalla testa e oggi è finito dove? Nei piedi. Invece il corpo di Cristo è al contrario. Ha cominciato dai piedi, perché il messaggio fu: andate e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Amen. Poi fu l'epoca dei riformatori, le cosce, uomini di preghiera, uomini che cominciarono di nuovo con la parola. Amen. Poi siamo arrivati nelle mani dove i metodisti erano uomini, infatti i metodisti chiamati così al tempo di Wesley, perché erano gente di metodo, pregavano, facevano, avevano i loro metodi, i loro schemi. Poi siamo arrivati, dice il profeta, alla bocca, che cos'era il messaggio dei Pentecosti? Parlare in lingue. Ma dopo di questo siamo arrivati alla mente. E Paolo dice: siate rinnovati attraverso la trasformazione della vostra mente. Amen. Oggi il battesimo dello Spirito Santo non è altro
che la rivelazione della parola è la trasformazione della nostra mente. Come dice qua, lascia i tuoi pensieri, fai investigare il tuo cuore, lascia che io ti riempi con il mio olio. E lo Spirito Santo non è altro che il messaggio dell'ora. Oggi è questo, fratelli. Amen. Non più un parlare in lingue, ma è il rinnovamento della nostra mente, è quello che noi oggi stiamo facendo. Che cos'è? Esporre il piano di Dio in tutti i suoi dettagli. Quindi abbiamo già la patria di Israele conquistata dal generale dell'inglese, data nelle mani di Israele. Dopo la seconda guerra mondiale essi furono buttati fuori. Amen. E dopo che essi furono buttati fuori, gloria a Dio, andarono di nuovo lì. Amen. Ma c'è un riscontro nella scrittura, fratelli? C'è un riscontro nella scrittura? Forse noi oggi non arriviamo a leggere qua, già sono le 11:15, alle 11:30 voglio finire, fratelli. Amen. C'è un riscontro nella scrittura? Sì, perché il profeta dice, no, io uso le ombre per poter comprendere le cose profonde. Scusate un attimo, prendiamo la storia di Giuseppe. Ora, la Pasqua, il pane azime, la resurrezione, tutte queste fasi, noi le vediamo sia nella vita di Giuseppe e noi le vediamo anche nel libro dell'Apocalisse. Perché nel libro dell'Apocalisse come comincia il primo capitolo? Io sono colui che ero morto, ma adesso sono vivente. Quindi abbiamo Pasqua e pane di azime e presentazione della mannella. E poi comincia con il capitolo 2, con che cosa? Con la festa della Pentecoste. 2 e 3 sono i capitoli di che cosa? Che ci parlano delle 7 epoche della Chiesa. Dopo la sposa se ne va al capitolo 4, una voce gli dice sali quassù, il rapimento, e poi appare al capitolo 19. Ma in questo frangente, che poi noi vedremo in questi giorni, c'è ancora qualcosa che ha a che fare con la sposa. Non finisce là. Ci sono 15 capitoli, fratelli, che parla della venuta del fratello Branham, che parla della rivelazione dei 7 sigilli, che parla di quello che è successo nella Chiesa. Amen. Che parla del suono delle trombe, amen, che raccoglie Israele nella sua patria. Vedete, quindi dopo Pentecoste abbiamo la festa delle trombe, poi abbiamo l'espiazione quando in Apocalisse 19 dice che egli verrà ed ogni occhio lo vedrà. E quando lo vedranno tutti quanti, quelli della terra, si affliggeranno. Vedete, la festa dell'espiazione. Amen. E poi abbiamo il millennio, la festa dei tabernacoli. Anche già nell'Apocalisse abbiamo che cosa? Il piano originale già fatto nella scatola. Amen. E allora, e parlando di questo, volevo dire nella vita di Giuseppe. Giuseppe cosa avvenne? Giuseppe venne venduto dai suoi fratelli, quindi lo vediamo, venne buttato in un pozzo, amen, quando egli fu giudicato lì al tempo che era in Egitto con, come si chiama, quell'uomo che la moglie gli poté fare, no? Ecco, fu messo in prigione. Fu accusato ingiustamente, lì si trovò con due uomini, uno gli raccontò il sogno e venne salvato, uno invece venne condannato. Cristo alla croce cosa successe? C'erano due, uno venne salvato e uno venne condannato. Ma dopo che successe? Dopo successe che egli uscì, ecco la primizia, e fu messo alla destra del faraone. Amen. E quando egli fu messo alla destra del faraone, noi lì abbiamo che cosa? Che lì si sposò e si prese una sposa gentile. Abbiamo la festa di Pentecoste. Amen. Dopo che cosa succede? Quando lui passava, suonava la tromba e ogni ginocchio si doveva piegare. Amen. Allora lì la festa delle trombe. Poi vediamo che lui radunò i suoi fratelli in quella stanza e la sposa era già nel palazzo. Amen. Quindi quando si radunerà di nuovo i suoi fratelli che l'hanno venduto e là si rivelerà Giuseppe, quella è la festa dell'espiazione, perché come lui disse io sono vostro fratello, loro ebbero paura, adesso muoviamo. No, invece lì spiegò questo piano che oggi noi stiamo parlando. Amen. E a loro stessi verrà pure rivelato. Allora quando capiranno questo, loro si affliggeranno. E come se dice la scrittura, e piangeranno un giorno intero come quando piangono per un figlio morto. Perché là capiranno che veramente Gesù era il Messia. Amen. E poi di là noi abbiamo visto che cosa? Che poi li prese Giuseppe, tutta la sua famiglia, la portò lì a Goshen, un simbolo del millennio. Amen. E siamo qua, e il piano è stato fatto. Ora, ma c'è un'altra storia perfetta e potente che ci fa comprendere un'altra cosa importante. La storia di Ruth e Naomi. Noi sappiamo che il quinto sigillo cosa avviene? Al quinto sigillo ci sono le anime di coloro che sono stati uccisi e stanno gridando,
E il profeta dice: il quinto sigillo sono i morti ammazzati di Hitler e Mussolini, sono chi? Non gentili, ma sono giudei. E gli disse: Signore, fino a quando tu permetterai che ciò avviene? Dice: e quando ci vendicherai? Il gentile non dice di vendicare, il gentile dice: padre, perdona loro. Ecco perché la differenza. Il giudeo invece è sotto la legge. Dice: aspetta ancora un po' e riposati. Perché? Dice: finché non si è adempiuto il numero dei tuoi fratelli, 144.000, che devono essere uccisi come voi. Pagheranno, anche se vengono salvati alla fine, pagheranno con il loro sangue. Amen. Ora, nella storia di Ruth, noi vediamo una cosa importante, fratelli, è Naomi. Naomi uscì fuori e fu girovaga con la sua famiglia, a motivo di una carestia che ci fu. Furono fuori, come Israele fu fuori per 2000 anni. Morirono poi i suoi genitori, morirono poi i mariti, e rimase Naomi e Ruth. E Naomi ci sta andando, è andata a fare una nuova famiglia. Dice: no, Ruth, che era stata istruita da Naomi, come la Chiesa è istruita, come abbiamo detto noi, attraverso gli ebrei. No, dice: il tuo Dio è il mio Dio, e dove vai tu vengo io. E allora che cosa fece? Ritornarono di nuovo, dopo la morte, ritornarono di nuovo in Israele, in quella terra. Amen. E allora noi cosa vediamo? Che dopo la morte di queste persone sotto l'altare, di nuovo Israele ritorna nella sua patria. Ok, sono andati là, e che cosa succede? Vediamo che un uomo di nome Boaz, ecco perché vediamo oggi cose nuove, con chi andò a parlare? Di chi si preoccupò, fratelli? Si preoccupò non di Naomi come chiesa ebraica, ma andò a cercare la gentile Ruth. Amen. Perché nello stesso tempo che nel 1946 Israele diventava nazione, l'angelo apparve a fratello Branham per dargli il suo mandato. Capite? Per dargli il suo mandato per il mondo, per accogliere chi? La Ruth. La Ruth nuova, la Ruth moderna. Amen. Alleluia. La sposa dell'ultimo giorno. E dice la scrittura che loro ritornarono al tempo della raccolta. Amen. Vennero, ritornarono al tempo della raccolta. E noi oggi in quale tempo viviamo? È il tempo della raccolta, non più il tempo del principio, ma il tempo della fine. Gloria a Dio. Ecco perché queste cose ci devono scuotere. Amen. Un profeta sulla scena, Boaz si preoccupò di Ruth. Amen. E fu là e gli disse a Ruth: stai nel mio campo e non uscire. Il messaggio di quest'epoca, dice il profeta, restate con il messaggio, non uscite da esso, perché qua c'è la vita. Tutto ciò che c'è fuori da questo messaggio è morte. E noi lo vediamo, le chiese come sono combinate, il loro stadio, e noi che andiamo veramente, fratelli, di fede in fede, di valore in valore. Ne abbiamo parlato di queste cose, ma ancora oggi Dio ci sta aprendo una nuova finestra. Stiamo vedendo ancora di più dove stiamo vivendo. Israele nella sua patria, il profeta dell'ora è presente. Amen. È così. È così, fratelli. Amen. Vogliamo vedere un altro punto? Nella conquista di Gerico, fratelli. Nella conquista di Gerico. Quando loro andarono lì per conquistare Gerico, allora Israele era nella loro patria. Giosuè aveva passato che cosa? Il Giordano. Il popolo era messo là nella terra di Israele. Come Israele oggi è nella sua terra. Ma quando i due messaggeri andarono lì, dentro Gerico, a chi andarono a parlare? Non a un israelita, ma una gentile. Amen. Di nuovo una gentile sulla scena. Ve l'ho detto domenica passata che le mura di Gerico sono cadute in un modo soprannaturale. Ne abbiamo parlato? Che invece di essere abbattute verso l'interno, le mura caddero verso l'esterno. Amen. L'ho letto ultimamente. Ha fatto impazzire gli scienziati. Perché dice, un popolo che va a sconfiggere un'altra città, le mura cadono verso l'interno, ma le mura di Gerico cadono verso l'esterno. Perché? Perché era un'opera soprannaturale. Quest'epoca finirà con un grande terremoto. Amen. E mentre loro erano lì che giravano e la sposa stava per essere liberata, venivano suonate che cosa? Le trombe. Amen. Dove siamo, fratelli? Le trombe stanno suonando. Gloria a Dio. Amen. Sono le 11:30. Ci fermiamo qua. Poi la prossima settimana parleremo con il messaggio e parleremo con altre cose. Quindi vedete, noi stiamo mettendo una base. Le trombe suoneranno? No, le trombe stanno suonando. Amen. E mentre suonano per accogliere Israele, alleluia, Dio sta trattando con una sposa gentile. Non più nel ministero del figliolo di Dio,
ma nel ministero del figliolo dell'uomo, di questa venuta segreta, amen, che profeta, che molti ancora anche nel messaggio hanno creduto, sì, credono, ma che non capiscono che è il ministero del settimo sigillo. Amen. Il Signore ci benedica, fratelli. Amen. Il Signore ci benedica. Ci vogliamo alzare, gloria a Dio. Amen. Quindi che cos'è? Un simbolismo nascosto sotto le sette trombe di Apocalisse. Amen. Grazie Padre, grazie Signore per questa lezione che ci ha dato. Signore, benedicela, Signore Dio. Amen. Padre, rafforza i nostri cuori. Alleluia. Dacci quello spirito forte, Signore Dio, e di preparazione, Padre, che Tu stai per tornare. Ancora una volta, Padre. Grazie. Aiutaci Tu nelle prossime settimane ancora a entrare in questo soggetto, Signore Dio. Grazie, Padre, perché attraverso il profeta noi possiamo vedere queste cose. E se il profeta è stato mandato per dirci, siete uomini valenti, amen. Vi ho scelto per uno scopo, per essere miei. Grazie, Signore, benedicici, Padre. Una preghiera anche per la sorella Rosy, che è in ospedale, Padre. Aiutala Tu, Padre, guariscila nel nome di Cristo Gesù. Alleluia, grazie. Ogni cosa la chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Signore, ci benedica. Amen. Alleluia.